muore Alessia Ferrante, ci sono una decina di giorni di chiusura e tutti quanti pensavano che quello sarebbe stato un colpo micidiale, ma poi si affaccia, lo abbiamo sentito, il pagliaccio del circo, così veniva ribattezzato all'interno della struttura, Antonio Francesco Franco. Qual è stato il suo primo intervento e come è andato? Lui ha fatto tanti interventi in quella clinica, non portava soltanto, diciamo che andava tutti i giorni, operava tutti i giorni, ma con tante persone, portava un sacco di pazienti e pazienti che venivano operati e lasciati lì. Puoi confermarci il fatto che abbiamo raccolto su come Franco, finita l'operazione, poi spariva dai radar, non c'era più per assicurarsi del risveglio della paziente, di come fosse andato effettivamente l'intervento, ma anche solo per assicurare la donna che in quel momento aveva operato? Quando si è svegliata non ha visto nessuno se non le due assistenti che erano lì, che le stavano medicando, e chiese di questo dottore, e questo dottore non c'era, gli avevano riferito che era andato già via. E questa mia amica lamentava tanto tanto dolore, e non vedeva neanche se c'era l'anestesista, perché ricorda all'inizio che era stata vista da un anestesista molto, molto giovane, e solo che quando si è risvegliata non ha visto nessuno, né il direttore sanitario, né il dottor Franco, né l'anestesista, soltanto queste due povere ragazze che erano lì, che l'hanno aiutata a rimetterla in modo tale da poter andare a casa, ma solo dopo tante ore, perché è venuta fuori da quella clinica la sera tardi, molto tardi. È mai uscito il costo dell'affitto della sala operatoria? Quanto Franco pagava al reo per affittare la sala operatoria? Questo lo vorrebbe sapere anche questa mia amica qui che è stata operata, perché lui, a quanto pare, anche questa mia amica qua si faceva pagare prima, non gli ha mai dato un prezzo specifico di quanto doveva pagare, di quanti erano i costi della sala operatoria, dell'anestesista e quant'altro. Lui faceva un totale complessivo e dove doveva pagare. Per esempio, la mia amica ha pagato una parte, un acconto, e in più lui aveva chiesto dei soldi in contanti il giorno dell'intervento, che non ha dato in mano a lui, ma bensì mandava la sua assistente Mariangela, che Mariangela prima dell'intervento veniva, insomma, andava a prendere la busta di questi soldi qua. Questo intervento è un momento delicatissimo. Intervento delicatissimo, ti è mai stato raccontato se avvenisse con tutti i crismi a livello di sterilizzazioni, a livello di utilizzo delle cannule, cioè tutto quello che normalmente si fa in un ospedale o una clinica di un certo tipo, quando operava Franco? Questa mia amica qui che è stata operata dal dottor Franco ricorda benissimo che, da quello che mi raccontava lì, che quando entrò in sala operatoria vide tutti questi macchinari qua e questi ferri lunghi, che presumo dovevano essere delle cannule, però la sterilità non te la possiamo garantire, perché una volta che addormentano il paziente tu non puoi vedere se ti possono garantire la sterilità. Il lavaggio con un detersivo qualunque, un detergente qualunque, è sterilizzare, ma anche la boccia del grasso piuttosto che la cannula, si può sterilizzare in questa maniera? È così che si sterilizza? Di regola, ma penso che anche un bambino delle elementari lo capirebbe, credo che ci siano dei protocolli di sterilizzazione da eseguire, con determinati detergenti da utilizzare. Non venivano seguiti tutti questi protocolli alla lettera. C'è stato un periodo, quello che abbiamo potuto un po' constatare, in cui si è partiti con questa raffica di interventi con anestesia locale. Cosa cambiava e quali erano le reazioni dei pazienti? Le reazioni dei pazienti erano dolori, la gente
che si sottoponeva a questi interventi che venivano fatti in anestesia locale comunque lamentava dolore e dirà come fare una liposuzione a crudo. Quindi si sentivano questi lamenti? Sì, si sentivano i lamenti delle persone, delle pazienti che avevano male. E neanche in questo caso il dottor Franco poi a seguito dell'intervento in qualche maniera stava lì a capire cosa fosse successo? No, il dottor Franco spariva del tutto, faceva l'intervento e se ne andava. E qual era poi la prassi della paziente? Il paziente viene operata in anestesia locale, l'intervento non sappiamo, diciamo, inizialmente come va a finire. Chi prende in custodia questa paziente? Che cosa succede? Allora, la paziente veniva presa in custodia dalla clinica e dal personale della clinica, veniva tutto gestito dal personale della clinica che se ne occupavano loro e pare che poi le dimettevano in sicurezza in modo tale da poter affrontare il rientro a casa. Qualcuno è mai svenuta, mai avuto emorragie eccessive? E la maggior parte delle pazienti che si sono operati lì dentro, sì, perché lui faceva queste liposuzioni, un sacco di tagli, non suturava e quindi la gente chiaramente perdeva tutto quel liquido eccessivo con sanguinamento e chiaramente venivano aspirati tanti liquidi e dove la gente chiaramente a digiuno dal giorno prima con aspirati tanti liquidi è chiaro che andavano in svenimento. Questo periodo delle anestesie locali va avanti per un po' di tempo, poi però sappiamo che c'è un malumore all'interno della struttura proprio per queste conseguenze che potevano esserci, anche perché era morta Alessia Ferrante e si voleva evitare che potesse succedere una cosa del genere. Qual è stata la reazione a questa sommossa, diciamo così, del direttore sanitario di Reo? Che comunque si era presa una decisione che non dovevano più fare interventi in anestesia locale perché era molto molto pericoloso e quindi lì hanno interrotto questo piccolo ciclo di interventi in anestesia locale e hanno ripreso poi a fare gli interventi in anestesia con l'assistenza dell'anestesista. Una testimonianza ci racconta anche di come la mamma di Franco, la cantante Aiduci, non solo sia stata operata nella clinica dal figlio, ma che a un certo punto, insieme al compagno, insieme al marito Falcicchio, facesse da traghettatore dai paesi di residenza alla clinica e viceversa poi dalla clinica al paese di residenza della paziente. È vera questa notizia? Abbiamo visto anche questa cosa qui e vedevamo tutto questo movimento, vedevamo questi grandi macchinoni dove arrivavano queste due persone, tra cui la cantante, dove lasciavano i pazienti, poi li andavano a riprendere, e, insomma era un sorto di transfer. Secondo la tua testimonianza mi viene di pensare che anche quando, come è successo per questa paziente, avesse dei mancamenti all'interno dell'auto, non ci sarebbe stato nessuno pronto a poter intervenire. Non è un'automedica che prendono il paziente e fanno un trasferimento. Nell'automedica puoi trovare il medico e l'infermiere. In un SUV non trovi il medico e l'infermiere, trovi semplicemente due persone non esperti nel campo che accompagnavano le pazienti con tutti i rischi che potevano avvenire nel tragitto. La cosa che fa specie, che personalmente mi ha fatto specie di questa vicenda, è che Franco ha, non cronologicamente come lo sto dicendo, operato la ex compagna che era anche la sua in qualche maniera assistente, la mamma. Probabilmente un'altra parente dal cognome Franco, forse una sorella, ha operato un altro suo assistente, insomma, nonostante tutto, le persone che vedevano come andavano regolarmente i fatti si sono affidati a quest'uomo. Si sono affidati a quest'uomo perché quello che lui operava di questi, diciamo, parenti, mica pubblicava le foto.
lui pubblicava sempre foto e video dei capolavori che lui era in grado di fare, quindi annebbiava gli occhi delle persone per attirarli a operarsi. Sempre che i video che pubblicava, le foto che pubblicava fossero dei suoi interventi e non quelli di altri medici. Esatto. Perché il sospetto forte è quello che lui utilizzasse quelli di altri medici per promuoversi sulle pagine dei social. Qual era la squadra operativa? Allora, la squadra operativa era lui, Mariangela, Gingilla nei social. Gingilla nei social, così la chiamavano, e poi c'era, vabbè, l'anestesista, che sembrava una ragazzina, e poi c'era la sua compagna, moglie, la russa. La russa che non è... lo diciamo perché l'abbiamo citata altre volte, non è Erika, l'assistente iniziale con cui lui ha cominciato questo percorso. Barbie, no, non era Barbie, la chiamavano Barbie perché era una bella ragazza, alta, con i capelli lunghi, molto, molto a puntino. Che lui ha rovinato. Da quello che sappiamo che lui ha rovinato. Non si sono lasciati in buoni rapporti, ci sono delle cause legali nelle quali noi non interveniamo perché questo... non ci appassiona, il gossip non ci appassiona, ma è per comprendere come lui abbia rovinato una persona che diceva di amare. Quindi provate a immaginare cosa può essere per qualcuno che paga 5.500 euro, spesso in contanti, 7.000, 3.500, quanti possano essere, e poi sparisce per sempre. È una storia molto molto particolare, molto particolare. Possibile che un ordine dei medici, una società che riunisce chirurghi plastici, non si siano ancora espressi in questo senso? Io penso che qualcosa dall'ordine dei medici è stato fatto, perché ci fu proprio un gruppo di tanti medici, di tanti chirurghi, che si allertavano uno contro l'altro chiedendo di fermare questo Franco, perché non era accettabile tutto quello che lui stava combinando, anche perché parlava molto spesso, parlava male di altri medici, ma medici con la M maiuscola, medici competenti, medici luminari, professori, gli sparlava tantissimo. Tant'è che si è parlato molto anche nel gruppo comitato della SICPRE, che è una cosa abbastanza importante, dove tutti i medici erano d'accordo a bloccare questa persona, ma a quanto pare questa persona ha continuato la sua strada. Ci sono stati tanti dottori che erano molto arrabbiati perché questo sminuiva il lavoro di un vero professionista, e a quanto pare si sia messo in contrasto con dei professori con tanto di nome e che insomma gli hanno dato addosso. Ora non so se hanno continuato la battaglia legale, però so che nel gruppo comitato della SICPRE non si è parlato per niente bene di questo soggetto, perché tutti lo volevano fermare. Sta di fatto che tutti lo vogliono fermare, ma il medico Antonio Francesco Franco, Aesthetic Franco, Stick Franco, Estic Franco, questo suo modo esuberante in cui si presenta con il suo buongiornissimo e i suoi 32 denti ben in vista, continua a lavorare, continua a fare danni, spesso con la complicità di chi, pur di ricevere i soldini per l'affitto di una sala operatoria, purtroppo gli apre le porte delle proprie cliniche, dei propri studi. Evidentemente ha deciso di utilizzare tante donne come sue cavie. Per ora Tino è solo per ora, è quasi tutto.